Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi vi elenco 15 cose su di me che non vi ho mai detto. Questa tipologia di video non l'ho mai fatta, però è da un po' che avevo in mente di farla. Oltre che carina, ci sono anche delle cose che fanno un pochino ridere. La trovo anche comunque utile, un po' come video tag che ti permettono di conoscere meglio una persona. Oggi è domenica 4 giugno, è quasi l'ora di cena e io sono qua a registrare questo video e sono appena tornata dal mare. Non so se lo notate, ma sono mezza brustolita, infatti la base viso non l'ho fatta e sono solamente bordeaux. Da qua in giù sono rossa, ma rossa rossa rossa, che mi fa malissimo mettere anche il reggiseno, mi fa un male boia. Partiamo con l'elenco delle 15 cose su di me che nessuno sa. Prima cosa, non riesco a fare l'occhiolino senza strizzare tutti e due gli occhi. Nel video make-up ultimo che ho fatto, per fare quelle due scene in cui vedete l'occhiolino, non so quanto ci ho messo. Due, non riesco a lavarmi il viso e i denti con l'acqua fredda. È una cosa che odio. Io metterei acqua bollente ovunque, tiepida calda, sia per lavarmi i denti che il viso che farmi la doccia. Anche in pieno agosto io ho bisogno dell'acqua calda. 3. Soffro e solletico in un modo assurdo sul collo e ai fianchi. Andrea me lo fa sempre e io provo veramente a non morire. Non riesco a respirare, soffoco e boh, mi sento morire. Anche se solo avvicini il viso e magari soffi un po', no, io muoio. Muoio, veramente muoio. 4. Mi è capitato di andare a giro con un calzino diverso dall'altro. Questo perché magari la mattina mi sveglio velocissimo, apro il cassetto, non ci sono due calzini uguali e quindi prendo quello che c'è. Ovviamente della stessa misura e possibilmente dello stesso colore, magari con la fantasia diversa, se ho delle scarpe basse. Se invece ho gli stivali è successo anche che magari, ma forse una volta è successo, fossero di colore proprio diverso, però è in casi proprio estremi in cui devo fare veloce e ho solo quelli lì davanti. Anche perché stare senza calzini è una cosa che odio, sentire i piedi appiccicati alle scarpe, preferisco avere calzini diversi ma averli. 5. E questo mi vergogno anche a dirlo, non faccio il bagno in mare senza che nessuno mi tenga in collo. Ogni volta che faccio il bagno al mare c'è Andre che mi tiene un pochino, cioè non in collo, proprio basta che mi tiene e io non devo tenere i piedi in terra, perché l'idea che magari mi può pungere una trascina, mamma mia signore. Basta che ci sono i sassi, se ci sono i sassi io posso stare da sola, al momento che c'è la sabbia qualcuno mi deve tenere, se no io non faccio il bagno. Dopo tutti i film che ho visto sugli squali, io non riesco più a fare il bagno come si deve al mare, proprio non ci riesco, mi sento come se mi stessero per attaccare da un momento all'altro, anche se a Marina di Bibbona gli squali non penso ci arrivino, però ho l'ansia sempre. E forse è per questo motivo che, stando così attenta, da un po' di anni a questa parte non mi hanno punto meduse, trascine, mai punta. Quindi forse è perché ci sto veramente tanto attenta, anche se vedo un cosino bianco io scappo subito. Ho fatto nuoto, so nuotare e tutto, però ho proprio paura non dell'acqua, cioè di cosa c'è nel mare. 6. Non so fischiare. Tante volte vedo Andre che fa così e soffia, cioè io lo guardo e fa... 7. Se penso a qualcosa... succede sempre. Mi è capitato di pensare magari, oh mamma, ti immagini se succede questo, che faccio? E succede, anche la mamma dice o non ci pensi oppure sei proprio negativa te. Ma anche magari se non è negativo, che ne so, mando un messaggio e mi immagino la risposta ed è proprio quella risposta. Ovviamente non sempre, ma più delle volte succede e di questa cosa mi preoccupo. 8. Quando ero piccola facevo il verso ai bambini e prendevo in giro le persone, tipo barboni, questa gente qua. Mi vergogno. Questa cosa mi è venuta in mente pensando a quando ero al mare un giorno con i miei genitori. Io ero in bicicletta e stavo andando in spiaggia con la mamma. Nel tragitto c'era una bambina piccolina con il suo babbo e stava piangendo. Io mi ricordo che mi fermai, la mia mamma intanto stava andando avanti, però a un certo punto non mi ha vista e si è fermata, si gira e vede me davanti alla bambina. La guardavo mentre piangeva e facevo e gli facevi il verso, cioè. Invece un'altra volta c'era un barbone per strada, io mi sono fermata, sono andata da lui e gli ho detto come sei brutto, cioè. 9. Quando dormo devo sempre avere la gamba alzata.
Ora non vi posso far vedere la posizione, comunque intanto devo dormire a pancia all'ingiù con una gamba, o la destra o la sinistra uguale, basta che sia alzata. Il corpo dritto e la gamba alzata così, una posizione che mi rilassa proprio. Se non è proprio alzata del tutto, anche un minimo deve essere alzata perché mi rilasso proprio, se no non mi addormento. 10. Quando la pizza non mi va più, mangio la crosta. Oppure come lo chiamo io, il culetto. Ebbene sì, quando siamo a mangiare la pizza e sono piena, ritaglio la crosta e mi mangio la crosta, soprattutto quando è verace. Quando è grossa, bella morbidosa, mi piace da morire. 11. Se guardo un film di paura, devo per forza dormire con qualcuno. Se magari un sabato sera andiamo a vedere un film di paura, prima chiedo ad Andrea se può rimanere a dormire da me. Tornare a casa, magari tutti dormono, io sono qui da sola, dopo aver visto il film di paura non ci sto, proprio no, preferisco non venire al cinema. Oppure sono andata a vedere un film di paura, tornando poi ero da sola, quindi erano tipo le 2 e mio fratello il giorno dopo ci aveva a scuola, gli ho detto: Cristia, svegliati, ti prego, devi venire a dormire da me su. Si è alzato, ma pensando che fosse già la mattina, infatti era tutto rintontito, ha detto: ma come, mi devo alzare di già? Io ho detto: no no, dormi dormi, se vuoi guarda ti prendo io un collo, vieni su da me a dormire. Si è incazzato come una bestia perché, cioè, cavolo, che cavolo fai, mi svegli perché devo venire a dormire da te? Sì, però devi venire, per favore devi venire a dormire da me perché sennò io non dormo. Io c'ho il letto matrimoniale e lui c'ha il letto singolo, quindi se non veniva veramente mi facevo una pallina e dormivo da lui. 12. E le estetiste penso che mi capiranno. Quando faccio una ceretta, amo il suono, il rumore che fa la cera quando si strappa e quindi quando strappa via il pelo. Cioè quel... mi fa morire, veramente mi piace e leverei tutti i peli che ha sul corpo una persona. 13. Quando ero piccola guardavo cartoni, in particolare Cenerentola e La Sirenetta, più di 3-4 volte al giorno. Erano i miei cartoni preferiti e dopo che finivano li rimettevo sempre. Volevo vederli proprio 360 miliardi di volte, infatti non mi sono ancora dimenticata una scena e sono ancora i miei cartoni preferiti perché li adoro alla follia. 14. Se pigio sopra il naso, esattamente in questo punto, starnutisco. Lo faccio soprattutto quando ho il raffreddore, quindi non mi viene lo starnuto e mi sento proprio tappata, quindi mi pigio qua e mi viene lo starnuto. È una cosa bellissima, questo potere è qualcosa di fantastico. Se mi viene ve lo faccio vedere. Dimostrazione fatta. Ora ci credete? Di solito se lo dico non ci crede nessuno, appena lo faccio mi dicono: ma come fai? E stanno lì 3 ore a provare. 15. Ed ultima cosa: credo a quasi tutto quello che mi dicono. A volte è successo che magari il bambino di Andrea tipo ero da loro e scherzavano, magari si guardavano, io non ci facevo caso e mi dicevano delle cose e io dicevo: oh mamma, ma davvero? E loro continuavano a dirmelo. Cioè io ci credevo, ma senza problemi. Poi dopo un po', no, guarda Giulia che non era vero. Cioè poi ci rimango male perché uno, mi sembrava talmente vero, due, che io ci ho creduto. Dipende dal modo in cui me lo dici. Io veramente ci credo. Mi vedi lì: oh mamma, sì sì, ma davvero? Giulia, ma non è vero. Ah, ok. Scherzavo, ma lo so che non è vero. Insomma ragazzi, ne faccio di tutti i colori, ma sono sicura che se pensassi ad altre cose mi verrebbero altre cose in mente, quindi magari ve ne parlerò poi in un altro video, vi elencherò altri 20, 30, 50 cose che non sapete su di me. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, io spero di avervi tenuto un po' compagnia, ovviamente iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, io vi aspetto anche sugli altri social, trovate tutti i link giù nell'info box, vi mando un grosso bacio e noi come sempre ci vediamo al prossimo video.